Ok, siamo in compagnia di Mario Busnelli. Ciao. Ciao. La mente e l'anima di Saronno Point, giusto? Diciamo che sono il portavoce e quello che comunque tiene la regia. Tutto viene fatto bene perché ci sono tanti soci che lavorano. Da tanti anni siamo insieme e facciamo veramente tante cose belle. E stiamo cercando in tutti i modi di riqualificare il nostro ospedale di Saronno e il reparto di oncologia. Pensiamo proprio che da, diciamo, questa puntata zero per tutto il 2014-15 faremo tante cose del genere, proprio perché dobbiamo arrivare al più presto a raggiungere i nostri obiettivi per il nostro ospedale di Saronno. E qual è il prossimo obiettivo che volete raggiungere? Allora, il prossimo obiettivo è già quasi pronto da partire, insomma, che è la sala per fare la sala d'attesa per la chemioterapia. È al sesto piano, per noi è una cosa importante perché oggi tutte le persone che devono fare la chemioterapia sono purtroppo sedute proprio all'uscita degli ascensori dell'ospedale ed è una cosa bruttissima, io posso dire inumana. E adesso ce la facciamo, siamo pronti, abbiamo bisogno ancora di qualche manifestazione per raccogliere gli ultimi soldi, ma dobbiamo partire, siamo pronti. Da quanto tempo c'è la Saronno Point? Da praticamente 15 anni. E sei sempre stato tu l'ideatore del tutto? Allora, l'ideatore della Saronno Point eravamo in 5, no? Poi si è aggiunto il gruppo odierno dopo qualche mese e siamo insieme da 15 anni tutti. Dai. E l'idea di questa kermesse, di questo evento, da cosa è scaturita? Allora, nasce da un fatto, abbiamo una città che è dormiente. Tutti quando ci scrivono sulla nostra pagina dicono: ma perché non fate qualcosa per la città? Ma perché non fate qualcosa per i bambini, per i giovani? Allora abbiamo iniziato a dire: con luglio, col bene che ti voglio, Saronno in festa. E qui è iniziata la puntata zero. E com'è andata? Siamo quasi in chiusura. È andata malissimo, non sono contento per niente perché la città non ha risposto, ma era una risposta sicura questa, perché siccome la città non è abituata a queste cose, noi dobbiamo abituare le persone a uscire, perché purtroppo in questi anni la città non risponde più. Forse c'è veramente qualcosa da cambiare e noi nel nostro grande vogliamo farlo. Benissimo, niente, mi sembra che abbiamo fatto il riassunto di questa associazione. C'è qualche cosa che vuoi dire di più? Io sono stata particolarmente seria in questa associazione perché ci voleva. Allora, io prima di tutto ringrazio Piero che è qui davanti a me, perché senza di lui la città non ha informazione, parliamoci chiaro, eh? Lui è lo storico, il nostro Piero da Saronno è lui. Io quello che posso dire a nome dell'associazione è: state vicini alla Saronno Point, perché stare vicino alla Saronno Point vuol dire stare insieme, stare vicino alle persone che soffrono e che comunque sono meno fortunate di noi. Aiutare la Saronno Point vuol dire essere concreti, vuol dire essere vicini veramente a chi ha bisogno. Noi tutto quello che facciamo lo si vede, adesso stiamo anche raccogliendo i soldi per le televisioni, perché dobbiamo mettere altre televisioni in ospedale, dobbiamo acquistare una macchina per il dentista dell'ospedale perché gli manca uno sterilizzatore, compreremo anche questo. Abbiamo due reparti da mettere a posto, l'otorinolaringoiatra ha bisogno di una macchina speciale per fare le visite alla gola e dobbiamo arrivare anche a questo, ma per raggiungere tutti gli obiettivi abbiamo bisogno di voi, abbiamo bisogno del vostro aiuto, abbiamo bisogno del vostro buon cuore. Senza di voi Saronno Point non può esistere. Direi che gli obiettivi sono molto ambiziosi e speriamo che, anzi sono sicura che andrà tutto bene a partire da questa puntata zero di questa kermesse Luglio col bene che ti voglio, edizione 2014. Grazie Mario. Grazie a te zia.